è arrivata ad avere un problema di regime che è il Venezuela. Sì. Buonasera. Allora, chiacchierando su Facebook, uno dei commenti che fanno spesso quando diciamo attenti che questo si avvicina molto a una dittatura è proprio quello di dire dovresti viverci in una dittatura. Bene, io ho tutta la mia famiglia in Venezuela e credetemi, da più di 20 anni viviamo in dittatura. Ora, la dittatura, i presidenti, non è che abbiamo votato un candidato che ci diceva che avrebbe fatto questo che qui è chiamato il Green Pass, qui è chiamato il carnet della patria. Non ci ha detto che era un aspirante dittatore, ma si è presentato con tutti dei discorsi populisti. Quindi facciamo le case dei poveri, diamo l'educazione, facciamo prendere il diploma a chi non ha finito gli studi e tutti questi bei discorsi. Molti hanno creduto a ciò ed è stato all'inizio di un incubo. Perché le dittature, signori, non entrano da un giorno all'altro, si insinuano lentamente, iniziano a colpire vari settori, quindi la scuola, il lavoro, la sanità. E credo che questo è quello che sta accadendo da anni in Italia. Penso che tutti i miei connazionali che vivono qui si sono allarmati da tanto, tanto tempo, perché anche se molti dicono che non possono essere paragonate queste due nazioni, Venezuela e l'Italia, è vero, hanno sicuramente un peso politico a livello internazionale diverso, hanno una storia diversa, ma le tecniche della dittatura sono sempre le stesse: indebolire le scuole, indebolire la sanità. Ma voi credete che se ci fosse veramente tanto lavoro oggi funzionerebbe questo Green Pass? No. Se ci fosse la scelta di poter lavorare, qualsiasi lavoro, uno direbbe cambio lavoro. Invece no, è stato voluto questo rendere il lavoro un lusso più che un diritto in questi ultimi anni. E ora ci stanno obbligando, perché questo è un ricatto, a questo Green Pass. Io quello che posso dire è difendete la libertà. Giorni fa ho scritto un post, ricordiamoci che hanno lottato in questo paese per ottenere dei diritti ed è nostro dovere difenderli questi diritti. E qua non si parla solo di un fatto politico, si parla di un fatto sociale, perché anche il ruolo del genitore è cambiato molto. Io voglio ricordare ai genitori che il loro ruolo è quello di educare, non solo di dare vitto e alloggio. E so che Netflix è comodo, so che i social sono divertenti, però ecco, forse è arrivato il momento di svegliarci, perché non so se... Io sento spesso dire, qui si lamentano molto, perché dicono che in passato le generazioni passate hanno lasciato un sistema di raccomandazioni, sia il lavoro che la raccomandazione. E quindi sento queste persone lamentarsi, abbiamo questa società perché in passato i nostri genitori hanno aderito a questo sistema. Bene, allora ora è il momento di lasciare un miglior futuro ai nostri figli e quindi combattere e non fare gli stessi errori del passato. Quindi attenzione, perché qui veramente c'è aria di dittatura e ve lo posso assicurare. Le tecniche sono le stesse. Ricordi, o che tu sappia,
quanto è durato il periodo di insediamento o di adattamento e se c'è stato un adattamento? Sì, perché è stato sempre a piccole dosi. Innanzitutto c'è stata questa amicizia tra Chavez e Fidel Castro molto stretta. Poi c'è stata una forte immigrazione di cubani. A un certo punto abbiamo visto che davano più lavoro ai cubani che ai venezuelani nelle scuole. Ci siamo ritrovati con insegnanti cubani. Poi ci siamo ritrovati con... Quando arrivavano i cubani, ad esempio, anche insegnando nelle scuole, qual era la risposta del governo? Come giustificava questa cosa? Adesso, questo non me lo ricordo, ero molto piccola. Però voglio dire, è un sistema un po' diverso da qui. Quindi, e nulla, poi sono iniziati a cambiare anche i libri. Io questa cosa di... Che ho letto ultimamente di questi libri alle medie sul coronavirus, sul Covid, sul distanziamento sociale. Oggi ho letto addirittura di un'analisi del testo che hanno fatto fare alle medie, e questo testo parlava solo dei Novax, di come fosse un danno per la società i Novax. Questo, signori, è indottrinamento. L'hanno fatto anche da noi, i libri di storia, come le TV. In Venezuela le TV sembra di vivere in paradiso se tu guardi le giornate. E invece non è così. Questa è un'altra tecnica che hanno usato là, quello di comprare, di far chiudere e di censurare tutti i canali che stavano contro il governo, piano piano li hanno fatti chiudere, e adesso ci sono solo canali allineati. E questo è quello che sta succedendo qua. Non a caso c'è Bio Blu che vi ricordo due segni, con informazione un po'. E capito, pochi segni, si era creato questo staccamento tra la popolazione, cioè c'era una fetta di popolazione che credeva davvero alle parole che avevano detto dal governo e che quindi provavano anche un certo risentimento, cioè si era alzato un muro nella società tra gli stessi cittadini. Tantissime famiglie divise, veramente divise. È stato un periodo molto difficile, quello lo ricordo bene, perché questa è una delle altre tante tecniche, quello di dividere il popolo, così indebolendo allora. Abbiamo avuto dei paragoni importanti. Innanzitutto le notizie date un po' alla volta, poi ciò che viene detto all'interno delle scuole, quindi dei più piccoli, e poi abbiamo questa separazione sociale, addirittura all'interno delle case. Effettivamente qualche somiglianza c'è, effettivamente anche all'interno nelle stesse case qui in Italia si comincia a discutere su cosa è vero e su cosa non è vero. Effettivamente, riflettendo su quello che hai detto, se dovessi accendere la televisione e cominciare a guardare i talk show, si nota un certo indirizzo dei presentatori, dei giornalisti, a voler portare l'informazione alla notizia data in una determinata direzione. Ed effettivamente soggetti titolati a dare delle informazioni, a dare dei numeri, sono anche loro allineati con quello che deve essere ufficiale. Quindi il confronto sta diminuendo. Cioè, quando noi accendiamo la televisione, vediamo sempre meno confronto, ma non vediamo più il confronto, vediamo come se fossero dei salotti dove si riuniscono degli amici con la stessa opinione e che si dicono, ribadiscono sempre la stessa opinione. Grazie mille della riflessione, della tua esperienza, e faremo tesoro delle tue parole. E se tu potessi dare un suggerimento, potresti immaginare di poter suggerire qualcosa alla di qualche anno fa, cosa ti suggeriresti per uscire fuori un po' da questo rischio a livello di comportamento sociale, a livello di confronto uno con l'altro?
Dialogo pacifico, informazione. L'informazione è importantissima, questo la volta scorsa l'ho proprio spiegato sul testo, io che avevamo noi, parlo prima della dittatura, dicevo che nelle scuole lì, in ogni scuola ci sono queste grandi biblioteche, perché non tutti si potevano permettere il libro, un libro. E allora l'insegnante ci diceva, cercate, non so, questo argomento in biblioteca, mi raccomando cercatelo da vari testi, perché anche se possono dire cose simili, comunque cambia da autore a autore e da edizione. E quindi eravamo abituati a questo confronto, a confrontare le informazioni. Poi mi sono ritrovata invece con un metodo di studio qui, che è aprire tutti lo stesso libro. E è un po' diverso perché non c'è proprio quella curiosità. E quindi quando mi chiedo delle volte, dico ma scusa, se i medici rischiano il loro lavoro, degli avvocati, tanti professionisti, no? Stanno combattendo contro questo sistema, un motivo di fare, ascoltiamoli, ma perché gli altri non si interessano? E la mia risposta poi, certo, perché non sono abituati a questo confronto di informazioni e prendono per buono quello che lo sta facendo, quello che lo sta facendo. Ultima domanda, da questa che mi è venuta. E c'è una volontà da parte immagine del governo di voler, visto che non voleva voci contrarie, eseguire controllo, cioè avere sotto controllo un po' la popolazione, e si può anche usare. Vabbè, non c'era la possibilità di tracciarlo sul QR code, magari? No, c'era per il carnet della patria. Sì, c'era il carnet della patria, quindi chi aveva il carnet della patria si sapeva già chi era nel governo. Ma poi anche... Come veniva rilasciato questo carnet della patria? Ce la facevi? Ok, però so, allora mia madre, vi racconto questo, è stata una di quelle che ha votato la prima volta per il padre. Ci credeva? Sì, lei ci credeva, perché lei era un insegnante, questo madre, cioè, stava bene, buona famiglia, economicamente bene, un lavoro fisso, però le risuonava questo voler aiutare il prossimo, le risuonava questo voler... Attenzione, tu mi dici, risuonava voler aiutare il prossimo, quindi comunque l'invito era di scegliere una direzione per un impegno sociale, per un dovere sociale, anche questa cosa qua un po' sembra di associarla a qualcos'altro. Sì, esatto. E essendo insegnanti comunque c'erano dei progetti, Mission Pro, proviamo questi nomi qui. E lei praticamente faceva delle scuole serali per chi non aveva finito gli studi. Ad un certo punto inizia a lavorare anche in politica a livello provinciale e nota una cosa, che quando da noi esisteva la raccomandazione, un po' diversa da qua. La raccomandazione che esisteva da noi è che ok, io ti raccomando, ma tu devi essere capace, io devo essere orgoglioso di averti raccomandato. Quindi, quando c'erano posti di lavoro, e mia madre individuava, era quella che doveva cercare, no? Il personale, e individuava dei ragazzi che erano competenti, che conosceva, che erano seri e quant'altro. E allora ci segnalava e diceva guarda c'è questo ragazzo e gli rispondevano no, non ci abbiamo la lista. Poi mia madre andava a controllare la lista ed erano le persone allineate al governo. E da lì ha iniziato a vedere che c'era qualcosa che non andava, perché era in tutti i settori un po' che stava funzionando così e quindi rinunciò a quel posto e prese l'altra strada. Quindi questa era la domanda che mi hai fatto, le tecniche un po' sono queste, poi una volta che hai il carnet della patria, una volta che poi ti inseriscono... Puoi passare. Sei raccomandato solo per sostenere il governo, è chiaro che poi ti isolano gli altri, infatti c'è stata una grande migrazione di venezuelani che sono tornati qui in Italia,
ed erano proprio la maggior parte quelli che scappavano da questa dittatura. In realtà poi è assurdo che sono immigrati anche quelli che stavano con il governo, talmente degenerata la situazione. Grazie, grazie mille.